Ciao 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 a tutti, oggi sono ancora qui a chiacchierare dal mio bagno. E questi ultimi 2 giorni, oggi in particolare, anche se comunque abbiamo avuto un momento rilassante, divertente, io e mio marito, perché abbiamo fatto una bellissima passeggiata gittarella in quel di Mantova. Sempre le nostre poche ore, scegliamo sempre mete abbastanza vicine in modo che con un'oretta o poco più di viaggio ce la possiamo cavare e andiamo a vedere qualche posticino che non abbiamo mai visto. Ma sto già divagando. Dicevo appunto, anche se abbiamo avuto questa giornata comunque bella di relax, però poi ti capita la notizia che ti butta giù. Uno dei molteplici problemi che stiamo attraversando in famiglia in questo periodo, però insomma, apro una parentesi, si parlava di modi per tirarsi su quando ci si vede brutte, no? Qualcuno mi ha consigliato, metti una maglietta colorata, una maglia colorata, perché in quel video indossavo una maglia nera, ho obbedito, ho messo una maglia colorata. Ma dove ero rimasta? Ah, appunto questi momenti così che ti buttano giù, ti chiedi ce la farò, ma perché sempre? Non riusciamo mai a stare tranquilli, un giorno c'è sempre una mazzata che ti arriva. Poi poco fa in TV ho visto un servizio al telegiornale, al TG, che parlava di una serie di problemi in una città che riguarda i disabili. E per cui, vabbè, alcuni sono stati intervistati, alcuni sono stati inquadrati solo di spalle perché per problemi evidentemente molto gravi, perché si va a parlare di SLA, ad esempio, che è una patologia, lo sapete, gravissima. E in più ieri ho visto un video di un amico, un caro amico di YouTube, che è Riccardo del canale True Colors, che a sua volta riportava il video di un altro ragazzo portatore di disabilità. Questo ragazzo pure ammalato di SLA, si chiama Paolo. Magari vi lascerò il link nell'info box del video di Riccardo, che poi riporta il video di Paolo. E allora, appunto, vedendo questo servizio in TV, ricordando il video di Riccardo, mi sono detta: ma di cosa mi sto lamentando? Di cosa? Perché devo dire che, ma perché mi capitano queste cose? Perché non a me? Insomma, ho una grande fortuna, tutto sommato. Sì, ho qualche, insomma, qualche acciacco più che altro dovuto all'età, ma magari anche lo stress che sto attraversando, però ho forza, mi sento la forza comunque di affrontare certi momenti. E quindi mi sono anche vergognata un po', mi sono vergognata un po' perché dovrei spaccare il mondo, perché diciamolo, quando si ha la salute. Una volta avevo letto un proverbio che diceva: chi possiede sanità ha un tesoro e non lo sa. È vero, ci accorgiamo di quanto sia importante la salute, il benessere fisico, quando viene a mancare. Così come faccio un esempio stupido, no? Abbiamo tutti l'acqua corrente in casa. Quando per qualche lavoro o qualche problema si interrompe l'erogazione dell'acqua, andiamo nel panico perché ci accorgiamo, devo lavare le mani, oddio non c'è l'acqua, vado in bagno, non c'è l'acqua, mi devo lavare, devo cucinare, devo lavare i piatti, devo fare la lavatrice. L'acqua è indispensabile, ma la diamo per scontata. E così diamo per scontato il fatto di avere una buona salute o comunque insomma di non avere grossi problemi di salute. A volte ho incontrato delle persone affette da disabilità che mi hanno dato
una grande lezione di vita, le ho trovate addirittura più forti e più coraggiose e più entusiaste della vita di me, che non dovrei lamentarmi in realtà, però sono anch'io un essere umano, insomma. Penso capiti a tutti, no? Ti capita l'ennesima tegola in testa e ti senti un po' abbattuto, un po' triste. Però ecco, quando si hanno le forze fisiche, per affrontare i momenti bui, dobbiamo ringraziare il cielo o chi per esso di questa possibilità, di questa potenza che ci è data. E non sottovalutarla soprattutto. Mi sento tanto, no, quella che fa i sermoni non richiesti, però mi piace questo momento in cui posso raccontare un po' di me e soprattutto amo sentire poi le vostre esperienze, leggere le vostre parole che. Quante volte mi sono state d'aiuto le vostre parole, i vostri suggerimenti, i vostri incoraggiamenti ed è una cosa che mi dà forza veramente, non sto facendo così la lecchina, no? Perché so che mi seguite. Mi sapete anche bacchettare oltre che seguirmi con tenerezza, con affetto, a volte mi bacchettate e me lo merito tutto il vostro bacchettamento. E così vi ho raccontato anche questa cosa. E basta. Io vi ringrazio per avermi seguito. Vi saluto tutti con un grande abbraccio, un grande sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!